libri diventino un importante collegamento con le seconde generazioni che stanno camminando, perché molti bambini di seconda generazione imparano a parlare molto bene l'italiano, ma poi dimenticano le lingue dei loro genitori, soprattutto quelle dei loro nonni. Quando tornano nelle loro città per fare le vacanze, non sanno parlare con i loro nonni, con i loro cugini, perdono il legame con la tradizione, con la cultura e con un'altra grande madre, la madre patria. Perché è importante in questo periodo, forse, collegare la terra lingua madre con un'altra importante madre che è la madre patria, e far sì che questi bambini milanesi che crescono in questa società interculturale crei una loro identità, che forse è più difficile rispetto a quelle dei loro padri che avevano un'identità, e quelli degli ospiti, noi che ne abbiamo un'altra, bella definita, siamo italiani, e loro invece hanno una importantissima funzione, quella di mettere i conti tra le culture, ma ricordando le proprie radici. È molto importante ricordare le proprie radici, la lingua è molto importante per far sì che la cultura sia tramandata dalle loro nonni fino a loro e la loro nazione originale. Ecco perché tutto ciò c'entra con oggi, perché questa donazione di 800 libri in 7 lingue, perché non soltanto l'ucraino che noi abbiamo donato, ma anche 7 lingue, c'entra perché è un collegamento con questo grande motto che prendo da un'altra associazione a cui abbiamo regalato dei libri francese. È un'associazione che ha aperto una biblioteca a Dakar per permettere ai bambini che sono esclusi dalla istruzione scolastica, perché sono diciamo inseriti all'interno di congregazioni religiose che crescono per chiedere la limosna. Ecco, questa associazione fa sì che questi bambini possano avere accesso all'istruzione. Ecco, questo motto è l'educazione rende liberi. Questa educazione rende liberi forse è veramente quello che dà un senso anche a una donazione che era stata fatta in tempi di pace e che adesso è stata, come dire, pubblicizzata in tempi di guerra. Perché forse veramente i bambini, se riescono, grazie alla lettura, grazie ai genitori che insegnano loro la conoscenza e all'accesso alla poesia, che abbiamo appena visto quanto può ispirare, riescono a crearsi un'identità forte che gli permette a loro, ciascuno di loro, di reagire in maniera personale a quello che sta succedendo. Perché se no questi bambini saranno limitati. E invece con la possibilità di creare una realtà intorno a loro che possa in qualche maniera assimilare quello che sta succedendo, perché loro capiscono che esiste anche la libertà, la pace e soprattutto una loro identità interculturale.